Mango io. Ma che cosa vuoi? Ciao ragazzi, oggi mango io farò nulla. Comunque ragazzi, oggi vi parlerò dei segreti più segretissimi in assoluto che sono sicuro non sapete ancora della stagione 7 di Fortnite. E mi raccomando ragazzi, scrivetemi nei commenti se non ne sapete almeno uno di questi. Ma soprattutto, se sapete qualche altro segreto, scrivetelo subitissimo, così lo impariamo tutti. Ma prima vi ricordo che se inserite il codice Chic in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi riposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Iniziamo ragazzi con il primissimo segreto che riguarda Rick e Morty, ed è il segreto ufficiale di Rick e Morty. La prima è che da un giorno all'altro noi sappiamo che è comparso come livello 100 del nostro pass battaglia Rick. E il bello è che questa cosa è comparsa letteralmente dal nulla. Ma oltre ad essere livello 100, quindi una skin che noi potremo utilizzare, è anche un NPC nella mappa che nel momento in cui io sto facendo questo video non fa nulla di particolare, ma in futuro ragazzi avrà il Mucchinator. Sì, cioè in realtà si chiama Cowinator e probabilmente si chiamerà tipo Mucchinator o qualcosa del genere in italiano. Magari quando state guardando questo video è già uscita come arma, ma una cosa che so ragazzi è che presto sarà disponibile e sarà proprio lui a vendercela in cambio di oro. È l'arma che vediamo nel trailer ragazzi, quella che prende gli oggetti e rilancia in testa i nemici. È un'arma parecchio bella se non funziona come gli UFO. Comunque la cosa importante ragazzi che riguarda il vero segreto di Rick e Morty è come sono arrivati in questo posto. Nel senso, non ce l'hanno dato nessun teaser, nessun trailer, sappiamo solo che sono arrivati su Fortnite. E quindi ve lo spiego io ragazzi, perché in una lavagnetta c'è scritta la storia. È una lavagnetta che nessuno ha veramente mai notato, ma è molto ma molto utile. Praticamente l'ordine immaginario ha rapito Rick e Morty, li ha presi e li ha fatti andare direttamente sull'isola di Fortnite, e proprio qui li ha convinti, chissà come, a scontrarsi contro gli alieni. Quindi ragazzi, Rick e Morty fanno parte dell'ordine immaginario e sono contro gli alieni. Passiamo ragazzi subito al secondo segreto, ossia il segreto di Superman. Ragazzi, a parte che io in realtà non ho ancora capito come mai vengano ancora chiamate skin segrete quando ce le dicono all'inizio della season, comunque sappiamo già che la skin segreta di questa season è Superman, e sappiamo che ha due varianti: la variante quella col costume e la variante in cui è tutto vestito, in cui non si riconosce assolutamente. Ma una cosa che nessuno ha notato ragazzi è che durante il trailer di questa season si vede un attimo in cui lui è alla sua scrivania e non sta lavorando ma sta giocando a Fortnite. Se guardate bene c'è un piccolo particolare ragazzi, ossia che Superman usa la skin di Batman. Usa la skin di Batman. E quindi ragazzi è stata fatta una teoria secondo cui Superman non doveva essere la skin finale di questa season, ossia quella segreta, ma c'era in realtà un'altra skin. Solo che essendo che Superman continuava a giocare con la skin di Batman solo perché non c'era una skin dedicata a lui, si era stufato e allora si è messo in mezzo e adesso abbiamo la skin di Superman. Ma che cavolo è? Il terzo segreto ragazzi riguarda Marigold, che è la versione femminile di Mida. E abbiamo scoperto che in realtà, secondo la trama, non è vero che è una versione di Mida creata dopo che è entrato il punto zero. Perché ragazzi ci sono dei dialoghi molto ma molto precisi che ci fanno capire qualcosa. Prima di tutto può darsi che lei potrebbe essere la protagonista dell'evento di questa season, sperando che ci sia un evento letteralmente assurdo. Ma in più, se noi andiamo a dialogare con lei, dato che è letteralmente un NPC nella mappa, potremmo ottenere informazioni diverse. Ossia, se andiamo con una skin qualsiasi, come che ne so, il Cavaliere Nero a parlarle, ci dice che siamo a un passo dalle risposte. Se invece andiamo con Jules, che abbiamo capito essere la figlia di Mida, Marigold le dice di seguire il piano. Quindi ragazzi c'è qualcosa tra Jules e Marigold, tra la figlia di Mida e la versione femminile di Mida. E se andiamo come Mida, la frase sarà: succederà presto. Cioè che cavolo è? Tra l'altro, una delle nuove sfide in cui noi dovremo proprio andare a parlare con Marigold dice: prenderò qualsiasi informazione mi darai. Non capisco come sia possibile che Mida sia sparito. Quindi ragazzi abbiamo Mida che è sparito, Marigold che ha un piano insieme a Jules che deve seguirlo, e Marigold si chiede sempre come mai Mida sia sparito e sa che sta per succedere qualcosa molto presto. Sono confuso, ma mi piace. Questo è un bel segreto, sono veramente in hype. Raga, non vedo l'ora che sia un evento assurdo. Ma Marigold, ragazzi, a quanto pare non è l'unica skin che ha dei segreti, perché c'è anche Bunker
Ragione sì. E ragazzi, questa cosa è davvero assurda. Praticamente, se noi andiamo dentro al posto in cui adesso è presente l'NPC di Bunker Jonesy, che è in una casetta bella tranquilla a lato della mappa, noi ragazzi sappiamo che all'interno di questa casettina c'è Bunker Jonesy che sta preparando dei collegamenti. Quindi sta scrivendo delle informazioni su una lavagna, attacca le varie cose e poi dovrà sviluppare qualche pensiero, magari sviluppa qualche teoria, o comunque questa cosa è stata fatta anche solo per farci capire il passato di Bunker Jonesy. Ragazzi, io vi dico la mia. Secondo me, questa lavagnetta, che è molto in stile tipo, non so, dark, quindi che deve farti capire i vari collegamenti tra futuro e passato, serve a farci capire qual è la vera storia di Jonesy, che quanto abbiamo capito è il protagonista di Fortnite. Quindi letteralmente questa lavagnetta è una cosa importantissima, e grazie a un bug della modalità replay di Fortnite, solo attraverso le console se non sbaglio, abbiamo avuto la possibilità di vedere tutte quante le immagini che si potranno vedere. Non sappiamo quando si potranno vedere in partita, ma probabilmente, ragazzi, sono immagini che si aggiorneranno entro la fine della season. Quindi dentro questa lavagnetta può esserci nascosto, che ne so, il passato di Jonesy, così come il futuro di tutta questa season. Letteralmente è una lavagnetta importantissima, e potete vedere queste immagini di sottofondo. Potete screenare e magari dare il vostro significato e scriverlo nei commenti. A proposito, ragazzi, nei commenti scrivetemi anche il vostro nickname di Fortnite, perché gli SJ prenderanno alcuni di voi per fare direttamente il provino. Il segreto successivo, ragazzi, riguarda invece finalmente il nostro bunker, che nel corso del capitolo 2 di Fortnite è stato modificato solo una volta fino ad ora, ossia con l'aggiunta della porta dentro a cui c'era la nostra TNT-na. Però ragazzi, questa volta è stato ancora una volta aggiornato, e qui probabilmente iniziamo a parlare di trama, perché c'è un simbolo dell'ordine immaginario che è stato vandalizzato da delle immagini degli alieni, e da quanto abbiamo capito c'è una skin dentro a questo pass battaglia di un'umana che però ti fa gli alieni. E quindi sappiamo che ci sono proprio due fazioni: ordine immaginario e gli alieni, che sono insieme anche ad alcuni umani che li supportano. Quindi ragazzi, io non so cosa potrebbe succedere, ma so che gli alieni hanno vandalizzato il simbolo dell'ordine immaginario. Ma ora parliamo del party super segreto, e si trova a Cala Credente. Vi spiego subito in cosa consiste. Non so se siete già riusciti ad esplorare per bene tutta la mappa, ma se andate a Cala Credente, che a quanto pare è stata una delle città sotto il dominio, il controllo o comunque qualcosa di strano da parte degli alieni, ci sono dei poster con scritto Welcome Party, che è il party di benvenuto a Cala Credente, coming soon. Quindi ragazzi, a quanto pare, secondo la trama, c'è la possibilità che ci sarà un vero e proprio party a Cala Credente in cui parteciperanno anche gli alieni. Allora, io dico la mia teoria. Ragazzi, sono pronto. Dico la mia teoria, ossia che ci sarà un party organizzato dagli umani in cui verranno invitati gli alieni, ma al posto di essere buoni si riveleranno cattivi e quindi faranno qualcosa di strano agli umani. Ma magari sono io che ho un'idea strana di questa situazione. Dai, però non possono dire che sono bravi gli alieni. Hanno messo una cavolo di nave gigantesca sopra la mappa. Comunque, il segreto successivo riguarda le macchinette, che ora ci danno un sacco di cose, e a quanto pare, ragazzi, sono tipo vive, cioè ci dicono proprio letteralmente dei messaggi. È come parlare con degli NPC, magari in realtà dentro le macchinette c'è un piccolo umano. E comunque, ragazzi, la cosa interessante è che ci dicono cose veramente strane, e una di esse riporta le stesse frasi di un trend che esiste solamente su TikTok. Quindi Fortnite, bravi, perché TikTok è bello, mi piace. E il prossimo segreto, ragazzi, è veramente tanto assurdo, non ci credo neanche io quasi. Dopo 17 season che il nostro autista del pass battaglia, poverino, fa avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, e ci porta sulla nostra mappa di Fortnite, chissà quanti viaggi ha fatto questo autista, abbiamo la possibilità di dargli una mancia. Giuro, ragazzi, ve lo giuro, dovrete semplicemente atterrare al faro e parlare con l'NPC presente in quel posto, e noi avremo la possibilità di dare addirittura due mance: la mancia piccola con solo 500 di oro, ragazzi, che è tantissimo, e la mancia grande, ossia 4.000 di oro. Cioè il massimo di oro è 10.000 e noi dobbiamo dare 4.000 a quello del post battaglia. Io sinceramente lo darei solo per il fatto che, dai, ci ha portato in giro per tantissimo tempo, noi l'abbiamo solamente ringraziato e poi ringraziato e poi ringraziato, e invece adesso abbiamo la possibilità di dargli un po' di mancia, quindi forse gliela darò, ci penso. Ma la cosa importante è che cosa otteniamo noi da questa mancia, ossia nulla, è una mancia e basta.
probabilmente, ragazzi, più in là con la season ci sarà una vera e propria missione, quindi magari non sprecateci oro adesso, a meno che non vogliate davvero dare una mancia all'autista. Però è una cosa molto ma molto intelligente, mi piace un sacco questo piccolo easter egg. Il prossimo segreto, ragazzi, riguarda una sedia che a quanto pare, aggiornamento dopo aggiornamento, diventa sempre più piccola. E ragazzi, gira voce che secondo la Epic questa sedia verrà rimpicciolita aggiornamento dopo aggiornamento, stagione dopo stagione, finché non scomparirà letteralmente. Cioè adesso è più piccola di una chest, e vi sfido a provare a sedervi. Nuova challenge. E infine, ragazzi, è arrivato il momento dell'ultimo segreto, e sto parlando del bunker in cui c'è la dottoressa Sloan. Ragazzi, se noi andiamo dietro la lavagnetta che è presente dentro al suo bunker, dove c'è il suo ufficio, possiamo trovare il momento in cui è stato dato alla dottoressa Sloan il certificato per entrare dentro all'ordine immaginario. E a quanto pare, ragazzi, gira voce che la persona che ha dato lei questo certificato, quella con gli occhiali neri che si vede nell'immagine, è proprio il papà di Jonesy. Il papà di Jonesy ha assunto la dottoressa Sloan all'interno dell'ordine immaginario. Ma non è tutto. Vediamo qualche anno dopo una dottoressa che sta già insegnando qualcosa alle altre persone. E ragazzi, guardate bene l'immagine. Io me ne sono accorto subito, non so se ve ne accorgerete subito anche voi. Sono presenti a questa lezione Mida e Marigold. Raga, è assurda la correlazione tra tutta la storia di Fortnite. Ci sono un sacco di segreti che tutti noi insieme scopriremo. E l'importante è che vi iscriviate e usate il codice Shiko. E per ora noi non possiamo fare altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come sempre ci becchiamo al prossimo video. Bella.